Una rivoluzione sul mercato e una mezza rivoluzione in società. Si preannuncia una stagione calda in casa del Delfino. Le novità potrebbero essere imminenti sul fronte dirigenziale. L'obiettivo è quello di rinforzare il sodalizio adriatico apportando nuova liquidità. È notizia delle ultime ore la possibile cessione di una parte delle quote societarie ad alcuni imprenditori, i cui nomi al momento restano ancora avvolti nel mistero. L'unica cosa certa è che non si tratta di personaggi abruzzesi. Il presidente Daniele Sebastiani e l'amministratore delegato Danilo Iannascoli stanno dunque lavorando per mettere in atto un'operazione che porterebbe ad un nuovo assetto societario. Per ora si parla di un ingresso di nuovi soci con l'acquisto del 25% delle quote del club biancazzurro. In prospettiva potrebbe però esserci l'acquisizione della maggioranza delle azioni. Dietro queste operazioni potrebbe esserci lo stimato professionista pescarese Antonello Ricci. Il suo nome era salito alla ribalta della cronaca un anno fa quando si parlò dell'ingresso nel Pescara di investitori libici. La trattativa ben avviata poi non andò in porto anche per lo scoppio della guerra nel paese nordafricano. Un vero e proprio restyling che vedrebbe anche altre novità. La prima riguarda l'ufficio stampa. Federica Rogato, apprezzata e stimata professionista, responsabile dell'area comunicazione della società biancazzurra, dovrebbe lasciare a breve, dopo 5 anni di proficuo lavoro, il suo ruolo. Top secret il nome del nuovo addetto stampa. Novità anche nel ruolo di team manager, che sarà affidato ad Andrea Gessa. L'attuale giocatore biancazzurro dovrà però prima risolvere il contratto con il Frosinone, società proprietaria del suo cartellino. Sul fronte calcio giocato si lavora ad alcune cessioni pesanti per poi rinnovare l'organico. Dopo la partenza di Melchiorri in direzione di Cagliari, sono in lista di partenza Brugman, Memusciai e uno fra Torreira e Selasi. Sono tornati per fine prestito alle rispettive società giocatori importanti che dovranno in un modo o nell'altro essere rimpiazzati. Il riferimento ai vari Pasquato, Salamon, Fiorillo, Pucino, Fornasier, Rossi, Zampano, Pettinari e Lazzari. Per l'attacco in entrata si guarda ad Ardemagni, Cocco e Corvia. Intricate le comproprietà da risolvere per Ragusa, Politano e Caprari.